E adesso questo interessante articolo dedicato a Romina Carrisi, figlia maggiore di Albano Carrisi e Romina Power, che adesso ha deciso di intraprendere la carriera di poetessa e attrice. E leggiamo direttamente da Vero. Romina Carrisi. Siamo degli inguaribili romantici e nel nostro romanticismo ci piace essere vissuti dall'amore, che ci mangia vivi e noi rimaniamo delle carcasse fatte di petali di rose rosse e ricordi di parole dolci. Sono alcuni dei versi con cui Romina Carrisi, classe 1987, figlia di Albano e Romina Power, racconta la sua idea dell'amore. La giovane attrice ha appena pubblicato una raccolta di poesie, Se solo fossimo altrove. Romina Carrisi, quando ha iniziato a scrivere poesie, credo sia stata un'esigenza primordiale. Da piccola scrivevo rivolgendomi a Dio e buttavo le mie poesie fuori dalla nestra, sotto ERA a un letto di edera. Da piccoli si agisce istintivamente senza farsi troppe domande. Quando eri bambina, chi volevi che leggesse le tue poesie? E oggi che sei grande, a chi vorresti far leggere il tuo libro? Da piccola, Dio che non ha risposto. Oggi invece lo farei leggere a chiunque abbia bisogno di un po' di bellezza poetica. Nessuno e solo la poesia può essere una buona compagna in quei momenti in cui non ti senti bene oppure c'è qualcosa che non va. La poesia è un'occasione per ritrovarsi nelle parole di qualcuno. Quando componi, come organizzi i pensieri? Purtroppo non sono così poetica e romantica, scrivo tutto sul telefonino. L'impulso nasce di giorno o di notte in un locale o quando sono da sola. L'idea nasce e subito devo scriverla. Da quell'input sviluppo la poesia, la lavo, la vesto, la sistemo, poi la mando nel mondo. Romina Carrisi, se la tua poesia fosse un colore, quale sarebbe? LL nero, il rosso. Il nero perché è la somma di tutti i colori. Quando sei tutto sei anche niente, nel colore nero puoi trovare tutto il significato ma anche nulla. Poi è un colore che nasconde, lo nascondo, molti lati della mia vita, che rivelo nella poesia. Il rosso perché sono una donna passionale, dalle mie poesie emerge la sensualità. C'è un L rouge, che collega le tue poesie. Per quale motivo hai deciso di scrivere un libro di poesie? Sentivo l'esigenza di scrivere. La sofferenza e la scintilla, che ti spinge a scrivere, scrivendola allontani dal tuo animo. Quale fra le tue poesie ti rispecchia di più e per quale motivo? Testamento è una poesia che sento molto vicina a me, non parla di cose materiali ma di sentimenti. In quale situazione LH hai scritta? Una sera un amico di Los Angeles voleva farmi conoscere l'uomo della mia vita, così ha organizzato una cena, ho accettato l'invito e ci sono andata con una mia amica. Il ragazzo in questione si è completamente innamorato di lei e non mi ha minimamente rivolto parola. Mi ha detto soltanto che il suo patrigno era morto la settimana prima e che lo psicologo gli aveva consigliato di scrivere un testamento per esorcizzare il lutto. LL suo racconto mi ha colpita a tal punto che anch'io mi sono messa a scrivere il mio testamento. Romina Carrisi, chi ti ha sostenuta in questo progetto artistico? Mia madre e tutte quelle persone che si sono allontanate da me. Lo scrivo molto dell'amore, che non esiste, o meglio, dell'assenza di amore e del dolore, che provoca un sentimento non corrisposto. Romina Carrisi, che cosa è la solitudine? Un tempo ero in guerra con la solitudine, la odiavo, non la sopportavo. Oggi è la mia più grande amica perché ho capito che ognuno di noi è solo. Sei solo anche in un contesto in cui non ti senti apprezzato o non ti senti parte integrante delle persone che ti circondano. Dedichi la tua opera alle persone coraggiose. Chi sono? Quelle persone che scoprono la loro sensibilità e la loro anima. Perché hai deciso di trasferirti a Los Angeles? Stavo attraversando un momento molto brutto della mia vita qui in Italia, mi sentivo un disco rotto, e continuavo a ripetere sempre gli stessi sbagli. Una mattina mi sono svegliata e ho realizzato che non volevo essere una perdente. Allora ho deciso di dare una svolta alla mia vita, ho preso il primo volo e sono andata a Los Angeles. Mia madre era già lì per curare mia nonna malata di cancro. Sono sempre stata legata a lei e, piano piano sono uscita da quel momento buio. Come vivi il fatto di essere una lia d'arte? Nella vita ci sono sempre due punti di vista. Puoi scegliere che cosa vedere, se il lato negativo oppure quello positivo delle cose. Diciamo che adesso sto imparando a vedere quello positivo. Ammetto però di non vivere le critiche che ricevo in rete. Sono orgogliosa della mia famiglia, dei miei genitori ma anche di mio nonno attore odiano. Senza tutti loro non sarei la persona che sono diventata oggi. Rivedere oggi i tuoi genitori, che hanno ritrovato il dialogo, è una poesia. Le mie poesie sono DLM, alcune sono scene che immagino e visualizza. Adesso mi piacerebbe trasformare in immagini i miei versi maggiore di.